Una pianese che sente profumo di promozione trova dall'altra parte un sansepolcro che potrebbe rimanere invischiato fino al collo nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Due situazioni diverse, ma un obiettivo comune: vincere per poter inseguire i propri sogni. È iniziata la partita tra pianese e sansepolcro. Possesso è per i padroni di casa, che fanno girare palla da dietro con Polidori. Poi palla per Boccadamo in avanti, ancora col pitacco, cioè Boccadamo che avanza, si arriva di finta, poi entra in area, Boccadamo fa tutto il campo, dietro per le donne, tira le donne, parata sulla linea, poi palla che finisce tra le mani di Martino. Vediamo se la crossa, forse tocco di mano, però Mignani, poi Simeoni, era fuori gioco per ancora le donne, palla in mezzo, proietto, poi la calcia. Ha servito Mastro Pietro per Buzzi. De Fazio esce, però sbaglia qua l'intervento. Allora Di Martino rilancia. Proietto, bella palla per le donne. Buona idea di prima intenzione. Si gira le donne, c'è sul destro. Poi prova il tiro, non era male. Tiro a giro dalla sua mattonella. Poi però perde palla. Mignani la recupera, colpo di tacco. Le donne sul sinistro, tira a porta. Tiro di le donne al 23esimo. Parte Proietto sul primo palo, rimane in aria, lo porto, murato, poi Mignani! A fiscale il direttore di gara. Calcio di rigore, forse non so, perché c'è una mischia furibonda. Fischia il direttore di gara, parte le donne, Castello, portiere, la mette dentro, Pianese che... al 27esimo passa in vantaggio con Niccolò le donne. Bella giocata delle donne, break offensivo, le donne, c'ha sul destro, zona tiro, poi serve Mastro Pietro, no, tira sul portiere per Boccadamo che può metterla in mezzo con il sinistro, prova il tiro, poi Mastro Pietro si era ritrovata nei piedi. Pianese contro Sansepolcro, risultato di 1-0, siamo alle donne su calcio di rigore. Decidono sprintare, serve Mastro Pietro, ancora il numero 8 Simeoni, poi le donne, Mastro Pietro in mezzo all'area, Mastro Pietro tira la rete di Mastro Pietro, grande illustrazione della Pianese, bellissimo, bellissimo gol di Mastro Pietro, al 15esimo del secondo tempo. Era parecchio che cercava il gol questo ragazzo, ha dato, sta dando, oggi ha fatto una partita, sì, se lo merita, se lo stramerita, no, se lo merita, perché oggi ha giocato, ha corso tantissimo. Boccadamo, bello stop, poi serve Bramante entra in area, c'è sul sinistro, tira direttamente in porta, poi le donne, hanno via, gol! Il portiere, palla che è passata, rende tra le gambe di Stasio. Gran gol di le donne, 3-0. Al 20esimo, qua Bramante era entrato bene in area, poi ha calciato direttamente in porta, le donne scaltro, ha anticipato tutti e poi ha tirato la bordata tra le gambe di Stasio. Rientra sul sinistro Bramante, poi palla per Mignani, Simeoni fascia a terra, rigore, calcio di rigore per la Pianese. È pronto Bramante, parte Bramante con il sinistro, piazza magistrale, il calcio di rigore, palla da parte, portiere all'altra. Al 24esimo, quindi Bramante firma il poker per la Pianese, 4-0. Attiva spazio Di Martino, c'è Mignani in mezzo, però Di Martino fa tutto da solo, poi guarda in mezzo per Coco, calcio in porta, sbaglia da pochi passi. Fischia là, infatti dietro. Triplice fischio, una Pianese spumeggiante, batte 4-0 il Sansepolcro. Oggi Pianese che è andata sul velluto, no, Claudio, trovato benissimo. Si è rivista la Pianese dei tempi migliori, secondo me, indipendentemente dall'avversario, hanno fatto delle giocate da bellissime, hanno fatto dei cambi di gioco imprevedibili, hanno giocato bene, dai, 11 giocatori, hanno, sì. Non saprei il meglio, chi è stato il meglio, hanno giocato tutti. Anche dalla panchina sembra benissimo. No, però mi ha stupito la condizione mentale e fisica che hanno questi ragazzi, mi ha stupito proprio. E il Sansepolcro, onori a loro, perché infine l'1-0
fine sì. 2-0, quando hanno preso fino il 2-0 hanno mollato, se no hanno giocato la partita, sono stati prestati in partita, non è che hanno regalato niente. Comunque 4-0 Pianese, che ha due partite al termine, mantiene il vantaggio, 3 punti sulla seconda, ancora due tappe alla fine di questo grande campionato. Mister, un inizio di gara che aveva visto subito la Pianese all'arrembaggio, l'occasione iniziale dopo 2 minuti di Le Donne, poi in realtà la partita forse si era stabilizzata in quel momento, non è che ci erano stati particolari sussulti, comunque la Pianese aveva cercato magari più del Santo Porto il gol, però comunque non sembravano esserci queste grandissime occasioni fino al gol che l'ha sbloccata, poi dopo il secondo tempo, dal secondo gol, diciamo dopo la partita è finita praticamente. Hai detto tutto, ma sì, lo sapevamo che partivano forte, sappiamo che squadra è e sicuramente i valori si sono visti, abbiamo una squadra forte che merita la posizione di classifica che ha. Dopo il primo arrembaggio loro, qualche deterrente siamo riusciti a sistemarlo in campo, hanno giocatori di qualità e le difficoltà si sapevano che si potevano incontrare, si è rivelato tale, ma era normale, però siamo stati bravi a risistemarci, a ritrovare il campo. Quello che sicuramente ho sbagliato io a non trasferire in questo poco tempo che sono qua è sicuramente un discorso d'atteggiamento, comunque perché in campo siamo stati anche il secondo tempo, siamo rientrati anche nel col giusto piglio, abbiamo preso campo, siamo rientrati anche discretamente. Il secondo gol ci ha letteralmente tagliato l'ossigeno, ma questo non deve succedere, soprattutto a una squadra che deve lottare per non retrocedere. Sicuramente questa è assolutamente colpa mia, perché magari non ho ancora trasferito il giusto atteggiamento, quella giusta mentalità che serve in questi momenti, assolutamente, me ne assumo le responsabilità. Peccato, perché te l'ho detto, sapevamo di affrontare una squadra forte che, come hai detto bene tu, è partita subito bene. Però ho detto, qualche spunto positivo c'è, perché siamo riusciti a trovare gli accorgimenti in corsa, abbiamo provato a fare qualcosa, a impensierirli, è ovvio che non deve succedere che ci sia un crollo drastico, soprattutto a livello mentale, a livello nervoso, questo non deve succedere. Poi purtroppo c'è stata anche l'espulsione di un giocatore per noi importante che per la prossima domenica sicuramente ci priverà di lui, e comunque è bene che in questo momento non ci siano troppe defezioni anche in quel senso lì, però queste sono cose che devo risolvere io, e sicuramente è una cosa che sicuramente ancora non ho trasferito bene per quanto riguarda il discorso dell'atteggiamento, della fame, della voglia di fare qualcosa in più in questo momento, perché te l'ho detto, va bene che in una partita così importante e difficile come può essere venire a Piancastagnaio, però non si può sicuramente concedere troppo, comunque crollare con i nervi, anche se è un momento difficile sicuramente, però fino all'ultimo bisogna provare comunque a stare in partita e non disunirci, questa era la cosa più importante. Cercherò di risolverla, perché è la cosa su cui c'è da lavorare di più sicuramente, perché comunque sul piano tecnico si è provato a fare qualcosa, abbiamo difeso anche insieme, quindi su quello secondo me le basi tecniche e tattiche ci sono, c'è da ritrovare un atteggiamento battagliero per le prossime partite, questo è indubbio. Anche perché adesso mancano 180 minuti alla fine del campionato e poi avete l'obiettivo di ridurre il gap. Assolutamente, c'è da tenere la posizione play out e poi andarceli a giocare, questo è l'obiettivo, è quello, la realtà è questa e è quello che dobbiamo fare. Mister, pronti via, subito una grandissima occasione. Pianese ha dimostrato subito di volere la vittoria con insistenza, ci ha provato, riprovato, dopo la partita magari si era anche un attimino messa su dei binari più di fisici, in mezzo al campo, comunque direi che la vittoria di oggi, oltre ad essere super meritata, è anche molto convincente. Sì, un po' mi sono spaventato quando abbiamo cominciato a sbagliare 2, 3, 4 gol, mi sono spaventato perché mi è successo con l'Orvietan in casa, ci è successo col Ponzacco, con altre partite, quindi la paura c'è sempre, non la paura,
ci sono anche gli avversari, ci sono gli episodi. Siamo stati secondo me bravi a, oltre a costruire credo tantissimo, anche a subire quasi niente, contro la squadra è comunque davanti a Sussi, Ferri Marini, Buzzi, ha tanti giocatori comunque di categoria, quindi ora la partita sembra che sia stata semplice, ma non è stato assolutamente così, perché poi l'abbiamo indirizzato al secondo tempo. Anzi, il secondo tempo, quando siamo rientrati, i primi 5-6 minuti neanche benissimo, perché, lo ripeto, poi io non voglio essere ripetitivo, ma non siamo né io né i ragazzi dei robot, siamo delle persone normali che lavorano e che possono avere dei momenti di difficoltà e di debolezza, quindi poi in quei momenti bisogna cercare di tenere duro per poi ripartire. Adesso è il momento proprio di dare tutto fondo a tutte le energie possibili, 180 minuti alla fine del campionato, due partite sulla carta molto difficili, però se si affrontate con il solito piglio, con la solita voglia e anche con, diciamo, oggi è stata una partita, dai, questa era parte tutto anche dal punto di vista tecnico quasi perfetta, una partita... Ma la partita era difficile da un punto di vista tecnico, perché la difficoltà era attaccare, squadra molto chiusa, la difficoltà era quella. Lo sapevamo, abbiamo cercato di prepararci al meglio, cioè la partita ci è riuscita abbastanza bene. È normale che per noi era fondamentale vincere, perché a prescindere dagli altri risultati è un risultato che ti permette di giocarti il campionato fino all'ultimo secondo, e questo credo che sia già una cosa bella, molto bella. Noi fino all'ultimo secondo di questo campionato saremo protagonisti. Poi le due partite che ci aspettano hanno un coefficiente elevato, un po' più elevato di quello degli avversari, però dobbiamo solo, come abbiamo fatto dalla prima di campionato, martedì ripartire, riallenarci al meglio possibile, vedere domenica cosa siamo capaci di fare, martedì dopo uguale, e vedere a fine campionato cosa è successo. Senza avere rimorsi, senza avere rimpianti, perché non ho nulla da dire a questi ragazzi, anzi, dovrei solo ringraziarli tutti i giorni, perché comunque stanno dando fondo a tutte le energie fisiche e mentali che hanno. La partita dal punto di vista tattico, poi va detto che era chiusa al centro, è stato il gioco tutti i cambi di fascia da una parte all'altra che l'hanno disorientato, cioè non se l'aspettavano questi cambi repentini rispetto alla gara d'andata, dove a parte il campo era tutto un coso centrale. La gara d'andata è stata un po' diversa, perché il campo era impossibile, era una partita completamente diversa. Sì, ragazzi, hanno interpretato bene, lo spazio che avevamo era tutto esterno, ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo sfruttato bene, potevamo sfruttarlo meglio in più di qualche circostanza, però ripeto, andiamo avanti, vediamo cosa succede, senza ansie, senza timori, nulla, allenamento e partita e poi vediamo.